Noi crediamo sinceramente che i cieli narrano la gloria di Dio, che tutto il creato si inchina di fronte al mistero, al miracolo dell'Eucaristia, al dono che il Figlio di Dio fa di sé. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Un saluto deferente a tutte le autorità presenti e a tutti voi, fratelli e sorelle, stasera qui convenuti. È rimasto famoso il motto coniato da uno dei filosofi atei dell'Ottocento, Feuerbach, con l'intento di attestare l'esclusiva natura materiale della persona. Diceva questo autore: «L'uomo è ciò che mangia». Egli si metteva, certo senza saperlo, esattamente sulla scia del Vangelo di oggi, nel quale Gesù non fa che ribadire con forza questo concetto. L'uomo vive di ciò che lo nutre. Se si tratta solo di pane materiale, la sua vita sarà segnata dalla corruzione, dalla finitezza e dalla morte, e la sua fame esistenziale crescerà a dismisura. È stato un lungo periodo di sacrificio anche per chi crede dover rinunciare all'Eucaristia per settimane così lunghe.